Eccoci qui, ma buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati qui su Gamers HQ Italia, buon pomeriggio a tutti. Siamo live nuovamente di pomeriggio con Monster Hunter Stories 2 che avvierò in questo preciso momento senza perdere un minuto di più perché siamo già in ritardissimo, in realtà sono già in ritardissimo. Mafeb ci scrive anche oggi si lurca. Sorry, vabbè, non fa niente, non fa niente. Nel caso in cui tu volessi ritornare qui a scriverci, noi saremo qui. Noi saremo qui. Nel frattempo, non capisco perché questo fantastico gioco Capcom si avvia, decide di avviarsi sempre in modalità finestra. Un attimo di cambiare schermata. Oop, eccoci. Eccoci. Allora, carica partita. Non mi ricordo dove siamo arrivati ieri, però ecco, mi ricordo che abbiamo questo fantastico nuova, questa nuova fantastica armatura da provare. Pericolo velenoso. Vabbè, sì, abbiamo ucciso un mostro velenoso, questo me lo ricordo. E ne abbiamo trovato uno da aggiungere alla nostra squadra. Un Pukei Pukei, se non ricordo male. Giusto, Pukei Pukei, eccolo lì. Sì. Poi non ricordo qual è la sua caratteristica. Lo vediamo subito, se è possibile. Allora, il Pukei Pukei ci ha ruggito. Ha ruggito, però non so che cosa faccia ruggito, quindi lo proveremo strada facendo. Nel frattempo, direi di controllare un attimo la bacheca. Accettata, accettata, accettata. Ok. Funghi di mezzanotte, bistecca cotta, rarità mana e completa missioni 8 su 10, va bene. Allora, diamo in offerta un amuleto della fortuna. Anzi, gliene diamo due così ce l'abbiamo, ecco, un'ora ce l'abbiamo assicurata. Posso fare anche prega. Perfetto, possiamo andare. Andiamo a parlare con il capogara perché dovevamo fargli un report della missione precedente, se non erro. Eccoci. Ah, vero, avevamo trovato anche l'Anjanath. It attacked us right out of the. I don't know if this is because of Guardian Ratha, but strange things are happening all. Without Guardian Ratha's influence, the monster. I thought so too. We should investigate the Guardian Ratha woods. That's. Of course, but make sure you're ready. Yes, sir. Ok. Dopo l'incontro con l'Anjanath, ti imbatti in un Pukei Pukei. Approfittando dell'assenza del Rata Guardiano, alcuni mostri infuriati stanno invadendo l'isola. Per scoprire cosa si nasconde dietro questi avvenimenti, ti dirigi dove tutto è cominciato. Al bosco del Rata Guardiano. Yes. Ok, ci andiamo tipo velocissimi. Chissà se magari adesso mi ha dato delle missioni nuove. Io controllo sempre la baga. Infatti, SOS Pukei Pukei. Richiesta assistenza all'isola di Acolo dei Pukei Pukei furiosi hanno avvelenato alcuni abitanti cacciatori rider. Abbiamo bisogno di aiuto di una persona coraggiosa. Ok, l'obiettivo nostro è un Pukei Pukei. Sfida rider. La minaccia blu si è stabilita nelle praterie Pona. È sempre stato un buon allenamento per i nostri rider. Se vuoi sfidarla, vai alla sua tana di giorno. Ok, non ho idea di cosa sia la minaccia blu, però possiamo magari andare a dare un'occhiata. Ok,
Allora, se parliamo con il miaudista, dove ci porta? Prendi la Gattovana. Possiamo andare a Capo Camuna Nord oppure da un'altra parte che non abbiamo ancora. Vabbè, no, niente, passiamo. Andiamo così. Pomeriggio. Andiamo di pomeriggio. Per arrivare alla Tana Terrata, guardiamo, dobbiamo seguire il sentiero a nord e attraversare la foresta sulla collina. Di solito è vietato l'accesso, ma con il permesso di Capogara possiamo passarci tranquillamente. Nice. Quando sei in sella un mostri che può ruggire, premi per farlo ruggire in modo da terrificare, in modo terrificante, così da spaventare i mostri più deboli e immobilizzarli. Ah, ok. Perfetto, praticamente, ok, questo ci serve solo nel caso in cui dovessimo essere inseguiti da dei mostri. Allora io mi rimetto di nuovo il nostro caro... Voglio capire dove si trova. Modalità mappa. Grotta del Belvedere. Foresta. Tana esplorata. Scrigno. Tana di Pona. Tana di Rocciaguglia. Tana di missione secondaria. Tana di... io come faccio a sapere? Scrigno del tesoro. Scusatemi. Info missioni, quella che io ho accettato, giusto? È questo qui. La minaccia blu è stabilita nelle praterie Pona. Le praterie Pona dovrebbero essere queste qui. E quindi suppongo che sia... quindi che sia da questo lato. Le praterie del resto queste qui sono, quindi possiamo provare un attimo ad entrare per vedere se la minaccia blu, eccole qua, la prateria Epona sono queste qui. Quindi dobbiamo vedere se la minaccia effettivamente si trova qui dentro. Però non... ah, eccola lì. Lì c'è una tana dorata. Sarà quella? O forse no. In realtà, vediamo. C'è anche un Pukei Pukei lì che potremmo sfidare. Allora, questa tana qui... ok, non c'è, non c'è segnalata. Quindi direi di cambiare mosti. Non mi ricordo il... allora, il Pukei Pukei sembrerebbe essere tecnico. Sembrerebbe essere tecnico. Con la tecnica mi sa che ci vuole un Bulldrum. Sì, effettivamente sì. Proviamoci. Nel frattempo recupero un paio di cose. È ora di combattere. Allora, potenza, sì. Corpo, attacchiamo la coda. Attacchiamo prima la coda. Quanto danno. Quanto danno. Perfetto, la coda praticamente è saltata, diciamocelo. Mi sa che lui ha cambiato però. Mi sa che lui ha cambiato. Però non ho visto che tipo di attacco c'ha. Riprovo un attimo con la potenza, ma...
Allora, al mosti facciamo fare. Cos'è? Infligge danni non elementari leggeri. Facciamo attacco massimo. Yes. Ah, è tosto però, eh. Posso salire in sella anch'io. Alla grande. Facciamo un attacco. Un attacco combinato. Di quelli che fanno malissimo. Ok, sta cominciando a sentirsi tipo malissimo. Sta mangiando qualcosa, dobbiamo ucciderlo tipo immediatamente, sperando che non scappi. Fortunatamente non è scappato. Lo abbiamo distrutto. Ottimo. Il nostro Pukepukei ha preso Coda Radiante. Infligge danni non elementari medi a tutti gli avversari. Io voglio che lui impari l'attacco quello velenoso. Però abbiamo preso un sacco di roba del Pukepukei. E oltre ad aver completato la missione. Quindi questa è fatta. Adesso io voglio vedere cosa si cela dentro questo. Questa tana di mostro raro. Vediamo. Ovviamente a guardia ci sono dei Bulldrome. Lasciatemi in pace. Maledizione, quello mi stava prendendo alla grande. Non c'è il mostro. Quindi possiamo prendere l'uovo. Tra l'altro abbiamo ancora la missione del tizio al villaggio che ci ha chiesto di prendere un uovo tipo striato, una cosa del genere. E noi effettivamente ancora non l'abbiamo trovato. Mi scendere, va, vediamo. Ma se lo troviamo. No, stiamo trovando sempre lo stesso uovo. No, ne voglio un altro. E tutti sono tutti uguali. Oh no. Cazzarola. Cazzarola ci ha preso. No, ci ha preso alle spalle. Questo ci distrugge adesso. Eccolo là. Quasi quasi cambierei i mostri. Farei scendere in campo.
No, l'unico che fa gli attacchi è il Bulldrum. Niente, no, lasciamo così. Rompiamogli di nuovo la coda. Perfetto. Attacco critico. Dobbiamo curare il nostro amico qui. Diamogli un erba antidoto. Perfetto. Posso salire anch'io in sella? No. A quanto pare io non posso salire in sella. Abilità. Incoraggi i compagni di squadra per aumentare la loro fiducia, potenza di attacchi elementari e tutti gli alleati. Ok. Caspita, che danno. Vai Bulldrum, vai, uccidilo. Ok, abbiamo distrutto un'altra parte, ottimo. No, come ha fatto a mancarlo? Maledetto. Facciamo fendente caricato, che ancora non l'ho visto. Non ho mai visto sto carica. Cos'è carica? Fendente violento. Esegue un attacco lacerante nemico. Questa abilità potenzia le api fino a 2 slot. Ok. Carica fendente. Ok. Sperando che non me la ammazzino prima, perché... Vediamo... Pendente violento, vai, proviamoci. Questo ancora non l'avevo visto. Dai, dai che è a terra. È andato. E potenza di percosse. Vittoria. Addirittura mi ha dato S. Ottimo. Allora io posso approfittarne per prendere un altro uovo, suppongo. No. Ok, questo è il massimo. Va bene. Me ne vado. Esci. Ho trovato un nuovo rovente di Wyvern. Rovente? Quindi abbiamo trovato un mostri di fuoco. Ma buonasera Sly, ben arrivato caro. Buonasera. Allora io volevo... Ecco, secondo me il tutto si trova qui. Una missione secondaria.
Allora, potrebbe essere qui la tana per questa missione qui, la minaccia blu. Vediamo se è vero. Missione difficile, tra l'altro, ci dice. Ma quanto lo sarà davvero? Antidoto, ottimo, visto che ormai abbiamo i pukei alle calcagna, direi che l'antidoto ci può fare soltanto che del bene. E io la voglio fare a piedi. Allora, quello sì, è un mostro che abbiamo già visto. Posso di mostro pi... qua c'è una... casa. Amuleto raccolta. Ottimo. Cambierei, metterei un pukei pukei come principale. Perché effettivamente non so cosa dovremmo affrontare, non ho idea. Magari ci potrebbe essere utile. Magari quella specie di dinosauro che ieri non potevi affrontare, il Langanat, dici? No, ma c'era scritto tipo minaccia blu, quindi suppongo che sia qualcosa di diverso, perché Langanat, se non ricordo male, era tipo rosso, una cosa del genere. Comunque era di un altro colore. Se dice minaccia blu, conoscendo Monster Hunter, intende proprio un mostro di colore blu. Qui non c'è niente, mannaggia. Un altro velocicoso? Può essere. Ah, potrebbe essere, hai ragione. Potrebbe essere. Allora, qui si salta per arrivare alla cassa. Op. Polvere leggera. È grande sta mappa comunque. Allora, qui effettivamente non ci interessa nada. Ci interessa magari entrare qui e forse qui. Eh sì. A quanto pare c'è un mostro, zampe in posizione. Ah, vedi, sì, avevi ragione tu, Sly. Avevi ragione tu. Allora gli mettiamo contro un pukei pukei. Sperando che sia davvero lui l'obiettivo della missione, ma penso proprio di sì. Eccolo qua. E ci è venuto incontro proprio. Vediamo un attimo. Sì, è lui. È difficile, ma lì sopra c'è scritto, vedi, la minaccia blu è proprio la nostra missione. Dobbiamo essere tecnici. Perfetto, allora combatti.
Stranamente non gli stiamo facendo danno, quindi forse succederà qualcosa. Facciamo un tiro velenoso e cambio anche arma. Vediamo un attimo se con il nuovo arco magari faccio qualcosa in più. Ok, avvelenato. No, con l'arco non gli facciamo niente. Vediamo un attimo se tende il becco culo. No, neanche con quello gli faccio danno. Meglio la spada, è critico. Secondo me scappa. Niente, con la spada dovevo andare. Padone e via. Ricordo che con la polvere rigenerante puoi curare tutti. Sì, ok. Sì, effettivamente. Intanto dovrei curarmi io, perché ho subito un po' di danno. La polvere rigenerante magari la uso quando siamo in condizioni pietose. Un po' tutti. Ecco, con questo attacco io ero morto sicuro. Io non posso salire in sella, maledizione. Carica spallata a te. Sì, mezza vita mi toglie, maledetto. Sì, ma questo secondo me o scappa o succede qualcosa, perché c'ha troppi punti interrogativi nella vita e non riesco a capire quanto danno gli sto facendo. Non so perché. Evolverà tipo Pokémon. Lo so, può essere. In sella, vai. Sorpresa velenosa, vediamo che attacco è. Maronne. Ah, bello, tipo pioggia acida. Bello che lui, il Puke Puke con la lingua, ha fatto tipo una sorta di ombrello per proteggermi. Che figata. Gli altri due della squadra, niente, erano andati da un'altra parte dell'isola nel frattempo. È in modalità rage il Velocidrom. Vedi, è tipo tutto rosso, tutto strano, sembra in modalità frenzy. Ah, è passato, ok. Lui adesso è passato in modalità potenza. Quindi io devo andare di velocità. Facciamo un fendente. Facciamo un carica fendente. Cos'era? Velocità, sì.
Pendente violento V. Vai, proviamoci. Sì, il Poké Poké non è male come attacco. Non è affatto male. Porca miseria. Ecco il potere del legame. Quindi in teoria con questa battaglia non dovevo sapere gli HP del nemico. Cioè il gioco ha detto no, tu non li devi sapere gli HP, rimani nella tua ignoranza. Bene. E adesso allora io trafugherò delle uova, delle fantastiche uova. Eccolo, ha un odore debole ed è anche leggero. Allora, io vorrei cercarne un altro, però questo forse è l'uovo che mi serviva. Vabbè, cerchiamone un altro, vediamo se magari... Ah, merda. Dai, dammi un altro come quello di prima. No! Sì. Ok. Questo è diverso. Un uovo così non l'avevamo mai preso. Forse riover livello. No, no, secondo me, siccome faceva parte di una missione, aveva deciso il gioco di tenermi, come dire, all'oscuro dei suoi HP. E ho ottenuto un nuovo umile di erbivoro. Quindi questo, quando lo schiuderemo, sarà qualcosa che non abbiamo mai visto. Sarà qualcosa di nuovo. Allora. Quindi quest'altra l'abbiamo completata. Infomissioni. Ok. Questo 8 su 10, vabbè, ci siamo quasi. 8, 9, 10, sì, quella l'abbiamo pure fatta. Bistecca pronta, carne cruda, ok. Allora, praticamente ci hanno sbloccato la strada, questa strada qui, per il bosco del Rataguardiano. Però se non ho visto male, qui... deve essere tipo un tesoro. Esatto. Ho trovato un ciurro cuore. Vediamo se spaventa i Buldrom. Sì, li spaventa e li immobilizza con l'urlo. Ok. Allora, aspettate un secondo. Arrivo tipo in 3 secondi. Arrivo subito. Eccomi,
Eccomi qui, scusatemi, ma dovevo procacciare la scena di oggi. Ci sono. Ok, entriamo nel bosco del Rata Guardiano, vediamo un po' questa nuova location. Sembra figa. Non ti scusiamo. Bravi, così si fa. Attraversa la foresta fino alla tana del Rata Guardiano. Fai attenzione, non è un sentiero facile da percorrere. Ma noi abbiamo un Pukei Pukei che terrà tutti i mostri lontani. Chissà se ci sono nuovi mostri qui, tra l'altro. Un sacco di rovine. Allora, qui su invece c'è un tesoro. E forse ci si arriva con il salto. Ah, ma dall'altro lato però. Ok. È raro trovare invece le casse quelle blu con l'attrezzatura. Ne ho trovata soltanto una fino ad ora. Dentro una grotta e ci ho trovato praticamente un arco che già avevo. Bistecca ben cotta. Ok, ma rimettiamoci però il nostro Pukei Pukei. Ormai mi ci sono affezionato e mi piace il fatto che posso spaventare e bloccare gli altri tizi qui. Ma qui sopra mi segna. Qui sopra mi segna una cassa. Com'è possibile? Me la segna proprio qui sopra. Ok, non so come ci si arrivi, però va bene. Ah sì, da qui, mannaggia. Mannaggia. Bene. Mi serve un mostro di quelli con l'arrampicata. Chissà se troviamo anche una gattovana. Così possiamo magari arrivare qui tipo fast, senza dover necessariamente passare per le praterie. Sarebbe male come idea. Ciao Tempest! Buon pomeriggio, caro, ben arrivato. Vacca pittura. Ok, oh, qua siamo un po' più aperti. Allora, lì abbiamo un osso da recuperare. Io prendo tutto, ragazzi, non lascio niente. Lascio niente così poi quando arriviamo all'accampamento posso perlomeno craftare qualsiasi cosa senza dovermi preoccupare di tornare indietro, eccetera, eccetera. Abbiamo trovato un unguento antiscottatura. Antiscottona. Però ho saltato una strada, sapete? Credo di aver saltato una strada. Sì. Una strada che adesso sarà alla mia destra. No, in realtà non lo so quanto dura il gioco. Però credo che abbia una buona rigiocabilità. O credo addirittura che continui. Cioè non finisce davvero. Quindi puoi usare appunto il villaggio come base, come punto di partenza.
E poi continui a giocare insieme ai tuoi amici perché ancora non ho sbloccato la cooperativa, la modalità coop, tra l'altro. Era una cosa di cui mi stavo dimenticando, la modalità coop. Ma qua non ha senso saltare per un'erba, onestamente, tanto di medicine ne ho leva leva. Qua c'è un altro punto di arrampicata, ok, che non possiamo sfruttare, chiaramente. Tipo il mostrante. Sì, penso che sia. Che l'endgame sia esattamente così. Penso che sia così, con le missioni magari un po' più complicate, un po' più difficili, no? Come se stessi di fatto facendo un New Game Plus. Statemi alla larga. Statemi alla larga, mostri. Sei già a metà strada, vedi quella montagna lassù, bisogna attraversarla per arrivare. Che foresta, socio, deve essere molto facile perdersi in un posto del genere. Qual è la montagna? È questa forse. Ottimo. Posso avvicinarmi qui e prendere un pesce sonno. Qui c'è un tesoro. Ho un amico, una delle due cose. Vediamo. Secondo voi dov'è il tesoro che non lo vedo? Me lo segna qui. Ah, eccolo qua. Madonna, ce l'avevo accanto. Amuleto fortuna 2. Ce l'avevo proprio accanto. Capito? Buoni, state buoni. Allora, di qua abbiamo che cosa? Un pukei pukei che ci è praticamente arrivato addosso. Aspetta però. Wait a minute. Comunque è vero, è labirintico sto dungeon. Chissà se di qua. Però mi sto escludendo tutta quella strada lì dove c'era. Vedi, c'è uno scrigno qui. Ma io lo voglio prendere quello scrigno. Se c'è qualcosa di importante. Secondo me sì. Secondo me sì, Sly. Il fatto è che mi ha colto di sorpresa. Cioè, mi ha fatto venire un coccolone perché è uscito tipo da dietro l'angolo a mo' di. Hello, motherfucker. Vediamo. È fatto apposta, capito? È qui dietro il merdo. Però lo posso bloccare, sì, lo posso bloccare. C'erano 1000 zenny, capito? Come se avessi problemi di soldi in qualche modo. Bene. Che
E poi magari adesso faccio tipo tutto lo sborone, non ho problemi di zennie, magari più in là le cose costano tipo un botto e mi riduco sul lastrico. No, più che altro dovrei cominciare a potenziare il mio equipaggiamento, secondo me è quello. Perché di fatto non sto potenziando nulla. Però potenziare gli oggetti, cioè l'equipaggiamento, vuol dire anche farmare lo stesso mostro più e più volte. Perché non ti servono soltanto gli zenni, ma anche le parti del mostro interessato. Alt. C'è una gattovana. Ciao. Non lo so se è una gattovana. Cazzo, che vuol dire benvenuto nel nostro rifugio? Ah. Aspetta, che cos'è? Alcuni pavi di Felin hanno il loro rifugio in luoghi diversi. Dentro troverai dei felini che ti aiuteranno a ripristinare i punti di vita, cuori. Parla al mio autista per viaggiare gattovana. È vero, ma se ogni volta che incontri un mostro nuovo trovi armi e armature nuove che sono più forti delle attuali, non conviene. Esatto, capito? È per questo che io non sto potenziando nulla al momento. Ma farmare il mostro poi diventa molto facile. Non lo so, potrebbe. Secondo me col finire del gioco alcuni sì, altri no. Prendi Gattovana. Ok. Salva. Bene. Questo che cos'è? Antiustione ottenuto. Viaggiatore stanco, che fortuna incontrarci. Sì, se me lo permetti, guarirò le ferite. Va bene. C'è soltanto il Pugay Pugay in realtà che stava poco bene. Per me è un piacere dare una zampa a chi ne ha bisogno. Torna quando hai bisogno di qualche coccola. Thank you. Allora me ne vado adesso. Nel senso, quando superi la zona. Puoi uccidere istantaneamente i mostri della zona prima. Ah, ok, allora sì. Sì, mi sembra di sì. Non è tipo un bestiario per vedere quanti mostri ancora ti mancano. Sì, ce l'ho il bestiario. È qua. Non so se ne ha punti base battaglia. No, è guide dei mostri. Mostropedia. Ancora ne ho parecchi da vedere. La voglia. Guarda qua. Direi tantissimi. 217. 217. Tipo io ne ho visti. Quanti sono? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 mi pare che ne ho visti su 217. Però alcuni, vedi, sono versioni. Capito? Sono versioni tipo migliorate. Più che finire la zona è un livello. Ciao Gilat, buon pomeriggio. Però ecco, versione migliorata dello stesso, ma dico, può essere una versione, due, cioè non penso che su 217, insomma, siano tutti i doppioni, ecco. Ah, ma posso anche camminare acquattato? Questo non lo sapevo, non me l'avevano spiegato al corso da rider. Prendiamo questo, tac, essenza vitale, poi ci portiamo a nord. Sono 111 basso grado, quelli dopo il 200 sono quelli delle quest difficili, ok. Comunque sono un bel numero, non sono pochi. Cioè, devi scoprirli tutti. In ogni caso, sono curioso.
Tana del Rata Guardiano. Ti stai avvicinando alla Tana del Rata Guardiano e poco più avanti non fermarti. Ok. Mi tremano i baffi. Ho come la sensazione che dovremmo combattere se vogliamo uscire di qui. Sei pronto? Io sono sempre pronto, socio. Ok, penso che sia questo il punto. Vediamo che succede. These are sacred grounds. Your grandpa passed away, but his Rathalos came back. Besides Red, Guardian Ratha would never let anyone else ride him. I'm sure he's waiting for Red to come home. That's what Chief Gara always said. But this Red guy's not around anymore, right? So why? The truth is, once a monster forms a bond with a rider, it never forgets them. Remember that strange light when Guardian Ratha left? Something must have happened then. Otherwise, Guardian Ratha would never have abandoned the island. Okay. Let's take a look around. Yeah, leave it to me. My nose knows there's something here. Ah, eccola, la tizia che ha scatenato il tutto, è lei. Esatto, non mi toccare. No, non è vero, toccami tutto. Red passed away a long time ago. I know. It's just I actually came to see Guardian Ratha. Red gave me per fare altro danno. Something from Red? Whoa, what was that? Something's coming over there. Oh, Langenat. Mi sa che lo dovremmo combattere. Ho trovato troppe cose anti-ustione, effettivamente. E dammela. You ready for this? Yeah, let's do it. Ride on. Ma anche la tizia combatterà con noi, questa tizia. No. Ovviamente no. Però possiamo avvelenare l'Angenat. Proviamoci. Allora, lui sarà, secondo me, 100% potenza. Quindi dobbiamo andare di velocità. Proviamoci. No, invece è velocità anche lui. Ok, la spada non è il suo. Non va bene. E quindi andiamo di tecnica. Un uovo suo sarebbe. Non sarebbe male. Facciamogli un tiro velenoso.
E va bene, andiamo nel frattempo e proviamo di tecnica, vediamo un attimo se funziona con l'arco. Oh, critico. Oh, l'arco funziona, eh. L'arco sembra funzionare. Facciamo vernice veleno. Ah, vero, perché questo arco che ho io è quello del Pukei Pukei, quindi posso anche avvelenarlo volendo. Posso anche avvelenarlo. Però no, facciamo carica. Ah, ho sbagliato, cazzo, devo dire. Vabbè, devo dire al Mosti cosa fare. Vediamo se lo avvelena per conto suo. No. Ci siamo riusciti, questa bestia c'era con noi, ora inizierà a usare attacchi diversi. Ecco. Sapevo io. Allora, intanto tu lo devi avvelenare. Un po' di fortuna lo puoi trovare dalla quest online, altrimenti non è ottenibile ora. Ok, ok, chiaro. Quindi suppongo che lui adesso non sia più potenza, ma qualcos'altro. Allora io per il no vado ancora di tecnica, vediamo un attimo. Ah no, lui è potenza ora, devo andare di velocità. Avvelenano, avvelenano. Niente, non ce la fa. Inefficace, non lo posso avvelenare. Non lo posso avvelenare. Quindi abbiamo detto dobbiamo andare di velocità. Velocità. E ti dico, deve entrare il velocidrom. Tu puoi controllare solo il tuo PG e il tuo Mosti, giusto? Sì sì, gli altri due fanno a cazzo loro, guidati dalla GPU. Mia. Ecco. Poi attacca il mio velocidrom e fa cagarissimo, tipo gli fa niente di attacco. Ho un brutto presentimento, sarà meglio che ti prepari al suo prossimo attacco, passa alla difesa. Schivo un attacco, resta attiva fino alla fine del turno. Proviamo? Ok, questo non è male. E io mi faccio una schivata massima. Sono più o meno influenzati dalle azioni che fai. Sì, ho visto che tra l'altro lei di tanto in tanto mi cura, cioè fanno cose. Io non so se provo a fare di nuovo carica, ma forse lui ancora mi può fare quell'attacco potentissimo, non ne sono sicuro. Ecco. Allora, abbiamo Ustione.
Abbiamo ustione, quindi ci servirebbe l'unguento antiscottatura. No, in realtà no, al momento, non credo. Io sono indeciso. Vabbè, per il momento non li curo. Voglio semplicemente fare... Non mi ricordo più che come lo devo attaccare. Provo un attimo il tiro rapido. Ah, lui è ok, lui è passato a velocità. Aia, 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 aia. Dai, 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 dai. Ok. Allora, adesso farei una cosa del genere. Posso montargli in sella. Anche se lui... Che miseria. Vabbè. Facciamolo sto attacco. Dovrei cambiare mostri. Perché lui sembrerebbe essere passato a velocità. Quindi dovrei... Potrei passare al Kuluyaku o al Pukei Pukei. Ciao Pukei Pukei, va. Ciao. Uff. Adesso sì che è arrabbiato, perché prima non lo era effettivamente. Vedi come si contrae il muso dell'Anjanath. Prendilo di mira con il prossimo attacco. Ok. Aspetta. Muso. Alzate il crestino, questo vuol dire che dobbiamo difenderci. Provo a fare una schivata massima. E passò di nuovo a potenza il bastardo. Devo curare. Devo curare necessariamente il Pukei Pukei. Uff.
Ecco. Ecco, era questo quello che volevo schivare, ma alla fine non ci sono riuscito perché sono un pirletto. Dai, dai, che sta sbavando. Sta sbavando tantissimo. Allora, mosti. Lasciamo a lui la... la decisione di attaccare come meglio crede. Merda. Io me la sto quagliando. Forse è meglio usare un po' di polvere rigenerante. Sì. È andato. È stato un combattimento intenso da ricordare, è vero. Questo è stato forse il più difficile. Mi ha dato S? Come? Come è possibile che mi abbia dato S? Da che faccia da ubriachello che c'ho? Adesso si aziona. Seems like this one works differently than the ones I know. My old partner's kinship stone powered up after purifying the black blight. The black blight. I've heard of that. There's no way it could have come back, right? Right. Whatever's going on here, it's something totally different. It makes my fur stand on end. But this could be something even worse. It's like Chief Gara said. Guardian Ratha leaving must have started all this. That's probably why the Anjanath lost control too. You okay, buddy? No. Ora è ancora vivo e gli stacca la testa con un morso. Just as I thought. You really are. Gli ha toccato la lingua? My name is Anna. Your grandfather and my friends long ago. He saved my life. Esatto, capito? Gli metti la mano nella bocca e... Follow me. Wait up! Oh no, mi vuole bombare. Quindi se lei e mio nonno erano amici, quanti anni ha sta tizia, onestamente? That's a Rathalos egg, isn't it? Bello. I hid it here so the hunters wouldn't be able to find it. Lo voglio io. Smells nice and fresh. For sure a peppy little monster. But the scent is a little different from a regular Rathalos, though. Guardian Ratha gave this to me before he left. He wanted me to take care of it. That's what it seemed like. Wait, what? These strange happenings aren't confined to this island alone. Rathalos are disappearing from their natural habitats. Nobody knows where they're going. Monsters that are usually docile are acting aggressive. There are reports of people being attacked. That's terrible. So this is happening in other places too? That's right. The whole world is getting hysterical, and that's why I'm traveling around to find what's causing this catastrophe. What a mess. So when the ocean changed color and we saw that light, what was all that?
Well, I don't know yet. But I think Red knew something. He spoke about an omen of disaster. A disaster? Ah, here you are. Wawerniani uguale elfi. E almeno 50, mi sa, di anni. Secondo me di più. They've got to be hiding that Rathalos somewhere. Find them. The hunters believe we're harboring a dangerous monster. They won't stop until they've found what they're after. If they see this egg, we're gonna be in trouble. That egg. We should go to Ruto Village. The hunters can't harm us there. Ruto Village? It's where I live. It's a Wyverian settlement. Humans aren't allowed in without permission. Ma tu ce l'hai. Be able to follow us there. Come with me, please. Quindi c'è un altro villaggio. Rathalos will help us once it hatches. You want to come too? What's the matter? Questo è Red. Guarda, c'ha un occhio. Un occhio di un altro colore come il mio. Giustamente. Che bello che è il Rathalos, guarda, guarda lì. Proprio majestic. Ebbene. Frittatina di Rata stasera. It's no mere coincidence. Esatto, un cenno con la testa è tutto quello che serve sempre in ogni situazione. This is destiny. In Ruto Village, you can hear the legend of Ray's Wing Ratha, the monster with the wings of ruin. The hunters were talking about that, right? A Rathalos with the power to bring ruin to the world? So the legend goes. I have a feeling it has a connection to the peculiar occurrences of late. All right, leave the hunters to me. I'd be lying if I said I wasn't nervous, but it'll work out. Bene. I'm sure you've got what it takes to make it through this. Huh. You're my first student after all, right? Mm. Giusto, ovviamente. Guarda che sorriso Durban. Durbans. Ma perché gli tira sempre le guance a quel povero gatto? Go now. There's a boat at the bottom of the cliff you can use. Thanks for everything, Tina! Chief Gara! We'll see you again soon! Thank you so very much. Let's go. E chi è questo? Bastard. Tsukino. I'm here. I need you to tail them. Mission accepted. Moon's blessing emerge. Cos'è Sailor Moon? Che cos'è? È il mio rivale. Chi è? Cosa sta succedendo, ragazzi? Ma soprattutto, questo è solo l'inizio, quindi. Cioè, abbiamo giocato 6 ore, quasi. E non abbiamo fatto un... Cioè... Abbiamo finito adesso il prologo, praticamente. Eccoci, il villaggio di Ruto è dietro la collina. Magnifico! Sempre più in alto, socio. Ok...
Decidi di viaggiare con Ena, una ragazza viverniana che porta con sé l'uovo di Rathalos tagliente, affidatole dal Rata Guardiano. La incontri nella sua casa presso il villaggio di Rudo, luogo in cui tuo nonno Red strinse un forte legame con gli abitanti viverniani. Ok, raga. Perché Ena me la mettono dietro e non davanti, dico io. Sono un ragazzino curioso. E ce sono per due. Allora, prendi Gattovana. Ok, ci sono un sacco di posti da vedere. Ma che figata. Ma qua ho saltato una Gattovana nell'isola di Acolo. Ok, dobbiamo provvedere poi. Ecco, qui ci sono nuovi mostri. Per esempio, questi chi li ha mai visti? Sembrano dei cani rinoceronte, tipo una cosa del genere. Anche questo non ho mai visto. L'ho preso in pieno. Cazzarola, un giaggi. Ho trovato un giaggi. Minchia che volo. Quando dividete un rider o di un mostro arrivano a zero, si perde un cuore, se perde un cuore la perde. Ok. Oh merda, ho perso un cuore, sono un pirla. Non ero curato. Vi spacchiamo così impari. Ecco. Brutto stronzo. Di permettere mai più di toccarci. Ma soprattutto di farmi perdere cuori. Come si è permesso? Dovrei aver sbloccato nuove armi e armature, tra l'altro. Io voglio arrivare al villaggio giusto per vedere queste nuove cose. Alcala. Guarda quanti nuovi mostri. Lì ne ho visti altri due nuovi. Non avevo idea che Alcala fosse così grande. Quei cacciatori non ci troveranno mai qui. Rudo si trova oltre i boschi. Sulla sinistra andiamo. Sì, io direi di non perderci in chiacchiere, di andare dritto al villaggio. Andare dritti al villaggio. Così sblocchiamo cose. Che succede? Oh no? L'uovo? Vuole schiudersi. Hey, is everything okay, buddy? How's the egg holding up?
It looks and smells nice and healthy. It's sure to become a claudacious Rathalos. I can't wait to meet the little guy. Yes, neither can I. Si sono portati via Ena. Addios. Wow, chi era quel tipo? E perché ha preso Ena? Dobbiamo salvarla, socio. Ma aspetta. Te la tenessero. Ma dai, è simpatica Ena. Non rompe neanche tanto le palle. Foresta di Etulle. Qua c'è un'altra... Qua c'era un tesoro, cazzarola. L'ho mancato. Ho mancato un tesoro. Andate nella foresta e inseguiamoli. No, raga, dobbiamo salvarla. Un pavone. Un pavone. E cazzo, cioè giusto lì ti sei dovuto ficcare. Coso strano. Vabbè, velocità. Lui ha fatto un attacco di potenza? O di velocità? Di potenza. Quindi io devo andare di velocità. Scusate, non credo di aver visto bene. Ok, sì. Sì, era proprio uno di quei combattimenti inutili di cui non avevamo bisogno, però... Ok. Stone. Red? Ebbene sì. Of course not. This is one of Red's descendants. We met on Hakolo Island. If you just told me you were going to Hakolo Island. I've been worried sick, Anna. I thought you had been kidnapped. Ah, sì, ma infatti vorrei farlo, però vorrei farlo al villaggio nuovo, capito? Vorrei andare al villaggio nuovo per capire cosa c'è. My apologies for surprising you. I'm Alwyn. My duty is to keep our village. E Alwyn. Well, it looks to me like we might have gotten off on the wrong paw, huh? I'm Nathiru, and this is my buddy, a writer from Hakolo Island. Pleased to meet you. I'll show you to the village. This way. Come. Let's go. Target spotted. Aia.
The moon's blessing is with me. Secondo me questi non sono cattivi, neanche questi qui che mi hanno inseguito. Mi dispiace per Alvin, vi assicuro che è un tipo a posto. Guardate, siamo vicini. Ok. Siamo veramente vicini? Sì. Più vicini di così si muore. Villaggio di Rutto. Eccoci. Ma che bello. Ina. Sì, sì, è vero. I giochi di parole a tema felino ti danno fastidio. A me no, a me fanno ridere in realtà. Mi fanno sorridere. Vi lascio qui, ci vediamo alla casa del capo. Anche io devo parlare con il nonno. Raggiungeteci dopo aver fatto un giro per il villaggio. Perfetto. Ciao. Prendi Gattovana, vedi? Alcala la spiaggia. Va bene. Benvenuto. Prima del mercato di Rudo, scegli pure tra le vostre assortimento, bla bla bla. Allora, compra. Ma la cosa è che se aumenta la probabilità di attacco critico per 5 turni. Ok. Pillola rinvigorente. Con un alleato dal blocco abilità o dal blocco tipo. Ok. A noi ci interessa andare dal... Ah, l'altare delle preghiere. Vabbè, un'ora l'abbiamo passata. È ancora attivo. Non è possibile. Ok. Cosa dice l'oroscopo lunare? E forse conta solo quelli di battaglia. Avete visto chi è la... il gatto che prende il biscotto della fortuna? È quello che ci sta inseguendo. Amuleto del Rider. Che ricarica la barra legame del 20% in più ogni 30 minuti. Ottimo. Devo fare solo una volta al giorno. Ieri mi sa che mi sono dimenticato di farla sta cosa. Credo di essermene dimenticato. Allora, rinforzando il legame con i mostri e i compagni di battaglia, la pietra del legame aumenterà di livello. Questo ti permetterà di accettare missioni secondarie più difficili e con ricompense migliori. Ok, nel frattempo ci sono anche altre cose di prova, eh. Altre missioni di prova. Intanto completiamo queste. $15,000 zenny. E ne avevo di missioni da sbolognare. Ma se non ci sono animali in questo mondo, la carne viene dai mostri? Viene dai mostri, sì. Tutta la carne viene dai mostri. Assolutamente. Entra nelle tane. Allora, questa la prendiamo. Uccidi mostri piccoli, va bene. Forge equipaggiamento, lo prendiamo. Vinci testa a testa, ovviamente sì. Giaggi. Ok. Veneruto. Rompi parti mostro. Carne cruda, ione. Questa forse... No. Ok, no, la posso completare. Vendi oggetti. Ho preso tutto. Eccolo. Eccolo il nostro amico. È bello avere di nuovo un cliente umano.
Dai uno sguardo al mio equipaggiamento. Ogni pezzo ha il suo elemento o capacità. Vediamo. L'abbiamo di nuovo. Allora, taglio fiammante. Coltello piumato. Questo di che cosa? Veleno. Flamme Zan. I prezzi già qui sono più alti, c'era da aspettarselo. Allora, io sto utilizzando questo. Però guardate qua la differenza di attacco. Cioè, passiamo da 17 a 63 di attacco. Colpo di tazzi doganali. Ma no, non lo posso fare. Non lo posso fare. Perché mi mancano questi oggetti, questi minerali. E mi mancano le parti di Anjanath, ovviamente. Vediamo se c'è anche arco fiammante. Maledetti. Vediamo invece le armature. Armatura Anjanath. C'è anche la differenza di rarità. Eh sì. Infatti l'armatura questa qui viene segnata in rosso. Vediamo. Madonna, questa armatura qui non si può vedere, ragazzi. Veramente non si può vedere. Armatura di cuoio. Quindi quella nuova che abbiamo sbloccato sostanzialmente è questa. E non mi dispiacerebbe. Dobbiamo beccare gli Anjanath. Vediamo se faccio compra, che cosa abbiamo. Niente, abbiamo sempre le solite cagatone. L'armatura. Certo, figurati se mi fa comprare le armature quelle fighe. Potenzia. Potenzia armi. Facciamo passare questa al 27. Ecco gigante. Ci conviene? Conviene farla questa cosa? Beh, nell'attesa direi di sì. Nell'attesa direi di sì. A questo punto ti conviene aspettare per l'arma. Sì, però dico, non è una questione di. Allora, per potenziare quest'arma, no? Devo utilizzare materiale di un altro. Di un altro mostro. Che bene o male ce le ho. Poi i soldi non mancano. I soldi poi li possiamo pure rifare. Alcuni oggetti si possono cambiare. Si possono combinare, giusto? Sì. Sì. Ok, il prossimo passo sarebbe portarla al 38. Sarebbe forse il massimo. Possiamo portare questo, vedi? Ok. Questo lo possiamo modificare ancora? No. Va bene. Sì, sì, sono in base ai mostri che da cui derivano, assolutamente. Ci sono 6 più 1 rarità. Tu hai accesso a quelle di raro 1. La potenza armatura. Io me la potenzio questa qui.
di uno. Semplicemente di uno. Ok. La serpe azzurra me la lascio al momento. Questo che cos'è? Ah, il tizio, il collegato. Wow, un umano. Questo? Rider vincente. Io non ho una casa qui. Mi hanno dato una casetta. Però posso salvare dal gatto. È bello sto villaggio. È figo. Ah, vedi dov'è? Ok. Ah, a proposito, ma io devo tornare un attimo al villaggio. Aspetta un attimo. A proposito, torniamo un attimo al villaggio di Mana. Tra l'altro voglio vedere una cosa anche. Telecamera, filmati, schermo. Ok. E voglio provare a fare vedere se ha... Eccoci qua. Era una cosa. Ok. Funziona. Funziona! Il tizio qui dovrebbe avere... Vediamo se gli posso consegnare l'uovo che cercava. Sì! Eccolo! Hai trovato qualcosa? Ecco qua, sta cacchio di missione completa. Ricetta combo per unguento antiscottature. Se solo l'avessi avuto prima dell'Anjanat. Pukei. Attaccati i raid del viaggio sono Weaver rapaci. Ricordi quale motivo quando ti mostrano portandomene uno qui? No, io in realtà no, non me lo ricordavo, però va bene. Meraviglioso. Tappo di bottiglia. Fantastic. Hey there. Ok, in ogni nuova regione ci sono nuove uova. Hai mai visto una belva zannuta? Se ne hai uno, portalo. Ok. Abbandonami. No! Ok. Quindi praticamente gli ho consegnato tutte le uova che dovevo schiudere, sono un pirla, perché... Ah no, ce l'ho ancora, ok, possiamo schiuderle. Quindi lui sostanzialmente le ha viste queste uova, ma non le ha... Ma non se le è prese. Vediamo un attimo che cosa abbiamo qui. Un altro, un Yankutku. Però questo... Bombardiere a prova di flagello. E questo sembra meglio, migliore di quello che c'ho io. Ciao zio! Ciao caro. Buonasera. Ho trovato un Aptonaut. Voce suadente. Recupera i PV di un singolo alleato. Oh. Quindi cura. Ok. Ciao Miriella. Buonasera cara. Tutto bene ragazzi. Stiamo continuando qui su... Stiamo continuando la storia su Monster Hunter. Su questo nuovo Monster Hunter.
Non è male, non è male. Lo continuerò a ripetere. Mi piace molto. Mi piace molto. Allora, questo Yankut Q, io lo andrei a sostituire a questo. Allora, cerchiamo che spacca roccia. Però per la roccia già danneggiata, quelle rocce sono troppo dure. Gene per T, perforante. Per questo, gene contrasto, palla di fuoco, gene... Sì, quasi quasi io libererei. Libererei questo in favore di quest'altro. Ragazzi, che non me lo fai liberare? È impossibile liberare questo mostri. Questo invece che cosa c'ha? Gene cura, gene rigenerante, gene recupero. In sella, pollice verde. Premi cerchio per individuare le piante e segnarle sulla mappa. Comparirà anche tutto quello che trovi il tuo mosti. Ok. Vabbè. Ci siamo. Ma io non avevo visto che lo zio ci aveva fatto il... ci aveva fatto il raid. Non me ne ero accorto. Grazie zio. Perdonami, non avevo visto l'alert. Non ho sentito l'alert. Grazie caro. Perché, ma non mi... Mi fa scorrere la chat. Ok. Il bot che non mi faceva scorrere la chat e non riuscivo a leggere le ultime cose che scrivevate. Allora, dunque, io direi a sto punto di ritornare nuovamente a Root. Rot, si chiama lui Ruto. L'ho detto almeno in 30 modi diversi. Op. Cosa c'è qua? Aspetta, c'è qualcosa qui che non ho visto. Salendo e di qua. No. Di qua. Ah, Melinx SPA. Qualunque cosa cerchi. Ok. Hai già trovato qualche tappo di bottiglia? Sembra sì, trovi nelle danni di... Ok. Ah, vedi. Cambia armatura. E queste? Cambia armi. Pugnale cacciatore. Paladino. Mostro velenoso. Attenzione, attenzione. Non ci sono archi. L'armatura Keisha è strana. Abilità angelo custode. Vediamo queste abilità che cosa sono. A volte la quantità di danni subiti è ridotta. Potenzia di molto la schivata al 50% di punti feriti o meno. Mentre questo ha un bonus salute. Aumenta lievemente i PV massimi.
Però ha come punto debole il fuoco questa qui. E se becchiamo un Anjanat siamo fottuti. Quindi no, non so quanto mi conviene. Vediamo i talismani. Resistenza al freddo. Lesione. Ok. Guardia recupero. Recupero i vivi alcuni dopo la guardia. Tocca San. Recupero alcuni vivi al termine di ogni turno. Ah, questo di autoguarigione non è male. Progetto scuderia. Un pezzo di carta sospetto con un'orma felina. Ampia le due scuderie facendo spazio a più mosti. Per il momento non ci interessa. Coltelli pedia, sonno. Coltello sonno, un bersaglio che è stato messo a dormire vulnerabile agli attacchi. Guarda quante cose ci sono. Riviste di acconciatura in stile funky alla Kutku. Ah, ci sono pure capelli da prendere. Il perfetto souvenir mana, adatto anche a quello di uno zucchero di Naviru, legati a casa e fa l'indossare a Naviru. Riprendiamo un paio di cose, un po' di cose estetiche. Oggetto che aumenta gli slot geni dei mostri volanti e tempo di rinforzare i due mostri. Comunque ci sono cose interessanti. Prendiamoci ste cose, va. Ok. I regali me le prendo pure. Ah, merda, non posso prendere le cose per Naviru. Stimolante, erbivoro. Poi prendiamo le cose per Naviru. Ok. Ho comprato tipo cose futili, totalmente futili. Chissà se mi danno una casa qui. Se no mi sa che dobbiamo tornare al villaggio per vedere le cose che ho comprato. Grandfather, my apologies for worrying you, but I spoke to Alwyn. What were you thinking running off to Hakolo Island like that? I had to keep my promise to Red. He wanted his old kinship stone taken there. And you crossed the sea on your own. Just Elder, Zellard, this is the rider from Hakolo Island. Naviru and best buddy reporting for duty. Nice to... So you are Red's grandchild. I do see the resemblance. We all owe your grandfather a great debt. If there is anything we can do for you... Ecco qui il mio uovo. Where did you procure the... Guardian Ratha gave it to me. And then you brought it here? I had no choice. There are hunters after it. Please, let's keep the egg here. Elder, could this egg be... Indeed. Descendant of Red, do you know of the... So you have come here without having completed. You are inexperienced as a rider and have nowhere near the power held. You would not be capable of forming a bond with the monster in this. Vabbè, però stai calmo, nonno, dico. Cioè, of the wings of legend speaks of Razewing Ratha, a monster so powerful it could, some even say it was such a monster that. So you're saying that inside this egg. It matches the description of the egg in the... But... Hey! Quit yanking my tail! You don't seriously believe... You can't just decide the monster's gonna be evil! I know. It doesn't exactly... However... Should this Rathalos hatch and awaken to its destructive power, are you prepared to take that risk? Assolutamente sì. Se no facciamo una mega frittata con le patate. It's a rider's duty to protect the egg they've been entrusted with. No matter what kind, as a start, let's see if the human youth has what it takes to participate. I confess, I am curious to see what the young one can accomplish with Red's kinship stone. Grandfather, don't sweat it, buddy. You can do this.
Ci hanno anche offerto una casa, che ospitalità, diamo un'occhiata. Lo sapevo che mi davano una casa, guarda, lo sapevo. Grandfather spoke of really be true. Don't worry, Anna. It'll all work out. More importantly, of course, the right will help prove to if Red could do it. I'm sure you can. Here, you can use this room while you're here. It was Red's room. Wow, my buddy's grandpa stayed. Yes, Red was the first human ever to visit Ruto Village. Oh, right. Your Gramps talked about owing Red. I'll tell you that story later. For now, please try to get some. Ricordiamoci che il colpettino di testa è fondamentale per farci capire dagli NPC in questo gioco. Stanza identica a quella che avevamo. Allora, aspetto, vestiti di Ena. Possiamo cambiare anche i vestiti di Ena. Mi piace che rimuovi. Rimuovi i vestiti ed è più vestita del, cioè, del solito. Com'è possibile? Ok, divise di Nahiru. Aspetta, io vedere una cosa. Pettinature. Ah, questi sono quelli che ho preso io, belli. GG, bellissimi. Sono terribili. Sono terribili. Ciao Stipe. Ragazzi, che cazzo di capelli ho preso? Parliamone. Ma questi? Vabbè. Ok. Allora, giovani, io direi di fermarci qua. Fermata del titolo, yes. Allora, ovviamente tutte queste live le potete trovare sul nostro canale YouTube per intero. Quindi se vi siete persi magari un episodio, eccetera, eccetera, le trovate su YouTube. Ora io andrò a caricare, ovviamente, in realtà è già caricata la live di ieri, devo semplicemente pubblicarla, è già su YouTube. Dunque, sì, già è solo ora di cena, sì, praticamente sono le 7, io dovrei cominciare a fare qualcosina. Passiamo, sapete da chi passiamo oggi? Ve lo dico io, passiamo da Ena. Lena Grafer, che forse sta staccando, fatemi vedere un attimo. Forse sta staccando, però facciamole comunque il piacere. È da tanto che... Ena, eccola qui. Ragazzuoli, passate da me che facciamo pericena. Ciao Med, ciao caro. Allora, noi domani probabilmente non ci becchiamo perché sarò fuori tutta la giornata, però ci vedremo sicuramente venerdì. Quindi grazie a tutti per essere stati qui, passiamo da Ena, alla prossima, ciao!